Amici retro gamer, bentrovati a un mio velocissimo video. Il tema di quest'oggi è la differenza che c'è fra un sistema a 50 e un sistema a 60 Hz, quindi PAL e NTSC. Faccio questo video perché in rete ho sentito discussioni, litigi, fino ad arrivare ad insultarsi da parte di persone che sono convinte che non vi sia differenza fra appunto i due sistemi, soprattutto che non si noti la differenza fra i 50 e i 60 Hz. Questa sera, switchando e facendo delle prove appunto in parallelo con le due modalità, dimostrerò che assolutamente la differenza c'è e può anche essere l'ago della bilancia nel far scegliere se acquistare un sistema giapponese o un sistema PAL. Una premessa però, ci tengo veramente tanto: l'importante è che siate contenti, l'importante è che vi divertiate, l'importante è giocare. Dopodiché tutto il resto, come dire, è di contorno, però non trovo corretto dare delle informazioni sbagliate e ancora di più impuntarsi in maniera anche spesso volgare e maleducata su una serie di informazioni che sono errate. Ma andiamo a vedere e a fare qualche test appunto con Sonic. Diciamo immediatamente, la schermata che stiamo vedendo appunto è quella della prima versione di Sonic in sistema NTSC a 60 Hz. Andiamo a vedere un attimo come si comporta. Premessa: come potete notare, l'immagine prende tutto i 4/3 dello schermo e non vi sono quelle brutte bande orizzontali sopra e sotto. Perfetto, adesso passiamo invece a un sistema PAL a 50 Hz. Per chi non è abituato, per chi ha giocato sempre su un sistema PAL, non la nota la differenza, ma sentite che razza di velocità quasi a rallenti che c'è rispetto alla versione 60 Hz. Possiamo notare poi dopo anche le bande nella parte superiore e nella parte inferiore. Qui si vede di meno perché ha usato uno stratagemma Sonic, ha fatto le bande dello stesso colore dello sfondo. Ora, per rendere tutto più chiaro e ancora più evidente, switchiamo la modalità 50 e 60 durante il gioco. Ok, direi che ho concluso, quindi non mi venite a dire che non vi è differenza fra i 50 e i 60 Hz, perché se affermate una cosa del genere non avete mai avuto modo di provare i due sistemi e le differenze che vi sono. Quindi concludo, spero che sia un video abbastanza esplicativo e soprattutto che possa essere utile per calmare qualche bollente spirito e magari qualche presuntuoso in rete che non sa veramente di che cosa sta parlando.